Si è tenuta nei comuni di Cascia e Roccaporena, in provincia di Perugia, la prima tappa delle finali regionali di calcio giovanile promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale AICS Roma in collaborazione con AICS Lazio e la società Sporting Tour capitanati da Giampaolo Morsa. Siamo per la prima volta qui a Cascia, proprio abbiamo scelto questa location proprio perché è la patria del calcio, dei ritiri di calcio per le squadre professioniste, e quindi non potevamo scegliere location migliore per disputare le finali del nostro campionato AICS Roma giovanile. E per tre weekend di fila del mese di marzo si sfideranno le categorie dai 2010 ai 2016 per decretare la vincitrice del campionato giovanile AICS Roma. Le varie vincitrici poi si sfideranno nelle finali nazionali dal 19 al 21 di maggio ad Alba Adriatica per le finali nazionali del campionato AICS. In contemporanea alle finali provinciali AICS Roma, ogni anno svolgiamo il trofeo Parent One, ideato 11 anni fa dall'associazione Sporting Tour e dall'associazione Parent Project, proprio per raccogliere dei fondi da destinare ai familiari di bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Ogni anno con questo evento cerchiamo di stare vicini all'associazione Parent Project. Protagoniste di questa prima tappa, le categorie 2010 e 2011 che hanno dato il meglio in campo per conquistare la vittoria ed aggiudicarsi il titolo e la possibilità di accedere gratuitamente alla Coppa del Pulcino che si terrà ad Alba Adriatica dal 19 al 21 maggio. Siamo arrivati qui a Cascia per le finali dell'AICS, l'organizzazione è stata molto buona, anche lo stabile è molto buono. I ragazzi si sono impegnati al massimo delle loro possibilità. Eravamo partiti bene vincendo la prima partita, poi peccato che le altre due che purtroppo sono andate un pochino male, però il lavoro durante questo anno i ragazzi l'hanno fatto e lo stanno riportando in campo. Beh, innanzitutto siamo contenti di questo invito perché per noi è la prima volta in assoluto a fare questo tipo di torneo. I ragazzi si sono comportati bene, hanno dimostrato il loro valore in campo e sicuramente anche domani diremo la nostra. Per essere il nostro primo anno che partecipiamo a questo tipo di evento sono molto soddisfatto. E io sono convinto che domani ci possiamo levare delle grandi soddisfazioni se manteniamo l'atteggiamento giusto. Non solo sport, ma anche musica, giochi, animazione ed intrattenimento, grazie alla preziosa presenza di Simone Quinquinio, responsabile animazione di Sporting Tour. Come sempre ormai negli eventi Sporting Tour stiamo girando l'Italia, per la prima volta a Cascia c'è un panorama bellissimo e il contorno dello sport per le famiglie, per i giocatori, per tutti quelli che sono intervenuti è l'intrattenimento, il divertimento e l'animazione. Abbiamo scoperto di avere un anfiteatro, quindi stasera ci sarà una serata animazione per tutte le squadre, si sfideranno, c'è meno competizione di quando giocano a calcio, quindi si divertiranno, le famiglie ci danno un bel riscontro e siamo contenti di questo, noi andiamo a divertirci. Mi chiamo Daniele Rosati e sono il capitano della SD Giochiamola Sempre Bianca e sono contento di questa nuova esperienza perché Sporting Tour ci dà sempre queste esperienze da fare perché ci sono sia le partite anche attività ricreative come queste qua insieme a tutte anche le altre squadre, così almeno facciamo anche socializzazione con altre persone. Sono Francesco Benincasa, centrocampista della Giochiamola Sempre Bianca. Siamo qui con tutta la squadra a Cascia per affrontare questo torneo e ci stiamo divertendo molto sia dentro che fuori dal campo. In campo abbiamo ottenuto buoni risultati, abbiamo vinto 2 partite su 2. Per adesso contro l'Onei ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto e poi ai rigori siamo riusciti a vincere. Sono Nicola Renzi, sono il terzino sinistro della Giochiamola Sempre. Volevo lasciare un commento su soprattutto anche questa partita. Siamo in una fase abbastanza brutta, stiamo giocando male, anche se non so veramente il significato. Simone Cerniello, capitano dell'Aurelia Antica. Eravamo partiti un po' male perdendo con il Fiumicino,
però poi siamo ripresi vincendo queste due partite. Sono molto contento perché domani giochiamo le fasi finali e quindi è molto importante. Sono Leonardo Acciaio, sono il centrocampista della Giochiamola Sempre. E, allora, le esperienze che stiamo vivendo in questo torneo sono molto belle, soprattutto sia dallo stato delle partite sia dello stato emotivo. Mi chiamo Lorenzo Di Nobile e sono l'attaccante della Aurelia Antica e questa esperienza mi sta piacendo dal punto di vista anche sul campo e fuori. Sono Iari Dani, sono un centrocampista, gioco nell'Aurelia Antica Aurelio. Devo dire che le partite di oggi sono veramente belle. E sono Jacopo Fisichella, difensore centrale della squadra Aurelia Antica Aurelio. E appena arrivato qui a Cascia mi sono sentito, diciamo, come se fossi a casa, perché io ogni Ferragosto vado sempre qua nelle vicinanze qua. Sono Luca Ferri, sono la fascia sinistra dell'Aurelia Antica e mi è piaciuta fin da subito questa esperienza, dato che è la prima partita che abbiamo fatto. Sono riuscita a segnare e avevo promesso alla mia migliore amica che gli avrei dedicato il gol e l'ho fatto, quindi sono molto felice, diciamo. Grande successo ed entusiasmo dunque, sia dentro che fuori dal campo, per un evento che rappresenta ancora una volta un'importante opportunità di crescita sportiva e personale per i nostri piccoli calciatori, ma anche una garanzia per le nostre società sportive. Sono arrivati i primi, sono i ragazzi del Grifone Aurelia! Antica, Grifone Aurelia Antica.